Sergio Bernal, grazie per essere qui. Grazie a te. Che regalo incredibile per il pubblico di Rai 1, di Uno Mattina Estate. Grazie perché ci porti la tua arte incredibile, il flamenco. Grazie mille. Da dove arriva lei? Di dov'è? Di Madrid, di Madrid. È giovanissimo. E questo dell'arte non lo so perché è la mia nato famiglia... a Madrid. Cominciato a ballare a Madrid. Sì, è iniziato a Madrid da piccolo. Lo ha deciso lei o i suoi genitori? Non lo so. No, prima la mia mamma, ecco. Ma dopo non so come è arrivato questo di ballare, perché veramente la mia famiglia niente fa. E come mai parla così bene italiano? Perché ho lavorato tanto all'Italia per me è la seconda casa e mi piace tantissimo l'italiano. E a proposito d'Italia, tu hai vinto un premio in Italia come migliore ballerino 2023. Sì, quindi complimenti, grazie. Grazie mille per il magazine Danza Danza e sono molto contento veramente. E sei sempre in Italia perché hai un tour che ti porta in giro per l'Italia. Sì. Senti, ma torniamo indietro, tu adesso sei un maestro, sei un punto di riferimento per tanti ragazzi che vogliono fare questo mestiere e tu hai avuto dei grandi maestri. Sì. Perché potremmo parlare di Nurayev o Baryshnikov, sì. Per te sono stati dei punti di riferimento importanti. Assolutamente, perché loro hanno diventato una stella mondiale del ballo, anche credo che di l'arte. E per me Baryshnikov era il mio referente. Stato a cena a Milano una sera con Baryshnikov, dopo averlo incontrato. Incredibile, no? Bravissimo. Che cosa ti hanno insegnato questi maestri? Credo che lo più importante è la personalità. Quando lui arriva, non lo so, a un posto, a un palcoscenico, lui ha un'energia pazzesca. E credo che questo è lo più importante di un ballerino. Perché tutto possiamo fare una pirueta, ma come lo fai? A proposito, come lo fai? Io ti vorrei vedere un attimo in piedi perché non ci puoi togliere adesso. Dobbiamo aspettare la fine della nostra chiacchierata per vederti ballare. È troppo tempo, non riesco. Sì. Io vorrei, innanzitutto, quanto tempo dedichi tu allo studio ogni giorno? Tutta la vita. No, quante ore al giorno? Tutto il giorno faccio come 6 ore o così. 6 ore al giorno di sbarra? Di ballo, di flamenco, di tutto. Mi puoi far vedere il passo, il primo passo del flamenco, proprio il passo base? Il passo base? Qual è stato il primo passo che ti ha diciamo, affascinato e avvicinato al flamenco? La forma di aprire il braccio, no? Guarda. Anche di parlare con il pubblico, la forma, la gamba, la collocazione, tutto quello credo che è lo più importante del ballo. Anche la mani, Le mani a che cosa servono nel flamenco? È una maniera, è come il dialogo con il pubblico, la forma di parlare, perché con la mani deve come fare un po' di sensualità, di forma, di parlare. Che tu prima parlavi della personalità, parlando di Baryshnikov. Importantissimo ovviamente la personalità per un ballerino, ma quanto conta anche l'umiltà? Moltissimo, perché tu prima di tutto sei una persona. E quello credo che è lo più importante, perché se tu sei il re, non credo che puoi connettare con il pubblico. E quello credo che è lo più importante, connettare con la gente, parlare con loro. E tu parli con il tuo corpo, ma continuiamo a parlare di flamenco con Sergio Bernal. Tra pochissimi istanti perché torniamo. Che c'è? Dove guardo? No, non c'è. C'è. Pochi istanti. Che c'è? C'è la pubblicità. Ma perché non lo vuoi dire? C'è la pubblicità. Sì. A Uno Mattina Estate Show, Sergio Bernal. Thank you.
Sergio, quanto conta? Quanto conta la preparazione e quanto conta essere nato con il talento? Allora, credo che... Adesso lo facciamo parlare anche dopo col fiatone così, sì. Povero. No, no, posso. No, credo che è molto importante avere un corpo importante per ballare, bello per ballare. È molto importante, ma il lavoro, lavorare tutto il giorno, per è importantissimo. Prepararlo. Sì, perché la danza è precisione. Precisione, precisione sì. Esatto. È fatto di dettagli anche, no? Di piccoli dettagli che invece sono voluti, cercati, costruiti giorno dopo giorno, ora dopo ora. Esatto, quello è lo sacrificio, più importante. Disciplina. Sì, di conoscere tutto il palcoscenico, tutto lo che è nel palcoscenico. Non solo al ballo, al pubblico, la gente, tutto quello che fa. Noi prima parlavamo degli anziani, fino a quanti anni si può ballare? Sempre. E ballare bene, credo che alle 45 deve finire, così. Quindi. Ma se hai un corpo puoi continuare, sì, come no. Puoi preservare. Senti, esatto. Io vorrei vedere un'immagine di te bambino, perché sei di una bellezza adesso, vabbè, è inutile dirlo, ma vediamolo, Sergio da bambino, ce l'abbiamo una è foto, molto... vero? Eccolo! Tu ti ricordi la prima volta che ti sei avvicinato alla danza? Proprio quel momento, quel fuoco, l'hai sentito? Sì, come no. La prima volta che è andato al palcoscenico è stato Quanti un momento... Quanti anni avevi? Quattro. Proprio che hai messo piede sul palcoscenico e hai iniziato a muoverti? Sì, sì. Ma era bellissimo perché era una forma nuova di parlare. Appena hai iniziato a parlare, no? Come certo, bambino. Certo, una ma forma nuova di parlare. Esatto. E quando è andato al palcoscenico e visto il viso della gente, come sguardava... L'attuazione per me veramente ha diventato un primo momento della mia... Sei figlio unico? No, quello è il mio fratello, Gemelli. Che non balla. Ah, gemello. Che non balla, non balla. No, che non gioca, balla. Gioca. Fa altro. Lui Senti, gioca. Ti aspettavi così tanto successo? No, perché appena hai iniziato per essere felice, per ballare, per parlare, ma non aspettava che ho dovuto arrivare qui, no? Senti, la storia che mi stai raccontando, la tua storia, mi fa subito pensare a Billy Elliot, no? Sì. Questo grande, questa grande storia, questo grande film, sì. Poi il musical. Anche quando l'ho visto per prima volta ho detto, mamma mia, voglio essere così, voglio essere come lui. Sì, perché veramente quando tu inizi a ballare non puoi capire dove deve arrivare, no? Ma dopo, quando inizia, quando balla, quando sei un professionale, sì che deve sapere veramente dove... deve arrivare. E il ballo ti ha reso un uomo migliore o no? Sì. Come ti ha cambiato, se ti ha cambiato, come ti ha... Con la umiltà per me l'umiltà. Lo più importante, anche il lavorare tutto il giorno, l'essere meglio tutto il giorno. Migliorarsi. Sì, quello credo che è lo più importante. Senti, se dovessi dare dei consigli ai ragazzi che si avvicinano alla danza e che vogliono diventare come Sergio Bernal da grandi, qual è il consiglio, la prima cosa che gli diresti? La prima cosa che dico è che credo che loro deve essere tu. Se stessi. Sì, sì, perché quello è lo più importante. Se sei tu quando arrivi al palcoscenico, la gente capisce lo che tu parla. Se no, non è vero. È un momento difficile anche per la danza, no? Sì, come no, sempre, perché tu parla con la gente e le dice sono ballerino e dice sì, ma che lavora? Senti, io so che lei ci tiene molto, La puoi invitare a ballare, lei ci tiene molto. Lei è bellissima. Ma perché devi rovinare adesso questo momento? Fai un passo di danza insieme. No, io vorrei fare un passo di danza, scusate, me lo abbraccio, facciamo un valzer, che è una cosa più semplice per me. Mettetemi un valzer. Che corpo, è bellissima, anche carinissima. Grazie Sergio, sei un valore incredibile, grazie per la tua arte, per la tua bellezza interiore ed esteriore. Grazie per essere stato con noi. Anche per me. Sergio Bernal. In bocca al lupo. Adesso ci vorrebbe il pubblico per fare l'applauso, ma so che da casa lo stanno facendo. Ma adesso da Madrid passiamo all'Italia, alla Puglia, una pugliese doc, una figlia d'arte, una grande mamma che si divide tra cinema, televisione, ma che è anche molto impegnata sul sociale, dimmi. Cioè... Ti posso dire un'ultima cosa? Sì. Non esageriamo. Ma perché no? Sono qui in Italia per fare un tour, questo sì, ultimo tour della stagione. E ti veniamo a vedere, anzi sì, ad applaudire. Questo 29 di luglio vado, inizio a Nervi, e vado a Nervi. All'Aquila, vado a Catona, vado a Versiliana, e fino alla Macerata. Versiliana, fino a? Macerata.
a Macerata. Il 4 d'agosto. 4 agosto. Noi ti diremo sì. ad applaudire. Grazie. Mille. Grazie, Sergio Buona Bernal. Grazie. Grazie. Ciao, bocca al lupo, Sergio. Grazie, grazie infinite. Grazie. E a proposito, cioè, tu lo sai parlavamo che quindi di questa donna. Avrai. L'ho vista da ieri sera. Un uomo fantastico, passiamo a un'altra donna. L'ho vista ieri sera, Belli Freschi, un film con Christian De Sica. Perché cioè, tu non dormi?